Ciao a tutti da Fabrizio e benvenuti al Lanzarote Coworking. Allora, so che vi avevo promesso la recensione dell'LG G3, però è successo che l'avevo anche già girata, ma in fase di montaggio non mi esaltava tantissimo, quindi ho deciso di buttare via tutto e appena avrò un attimo di tempo in questi giorni spero di poterla rifare in una maniera un po' diversa, speriamo anche venga fuori un po' più divertente e vabbè. Per venire all'argomento di cui voglio parlare oggi, un argomento diverso da quelli di cui parliamo di solito, succede che da quando mi sono trasferito qui alle Canarie, in particolare a Lanzarote, ricevo un sacco di mail, ma veramente tante, in cui persone mi chiedono informazioni sull'isola, su come si sta, su come non si sta, come è il tempo, come non è, come si fa a farsi un telefono, come si fa, come è il lavoro, tutte queste informazioni qui. Il discorso è che poi le domande sono spesso simili. È anche abbastanza difficile rispondere perché alcune cose dipendono poi dai gusti personali, quindi mi trovo a volte un po' in difficoltà e soprattutto mi portano via un sacco di tempo e non è che posso rispondere, non è che sono ufficio informazioni di Lanzarote per l'Italia, l'ambasciata. E allora ho pensato che potrei fare qualche video per alcune informazioni che mi sembrano più interessanti e più generali. Così da mettere qui sul canale perché restino un po' per tutti. In questo video andremo a parlare delle tariffe telefoniche, come fare per avere un contratto oppure una SIM prepagata e quali sono alcuni operatori, soprattutto perché giusto oggi ho ricevuto la mia nuova SIM di questa compagnia che si chiama JoyGo, di cui parliamo dopo. E quindi per adesso via con la sigla. Effettivamente non lo so se questa sigla vi piacerà o no, buttateci un contro like e così vediamo subito se toglierla già dal prossimo video. Allora, scusatemi, guardo qui in basso perché mi sono portato il computer perché mi servono alcuni dati. Tre compagnie telefoniche voglio esaminare oggi perché quando si arriva, quando ci si trasferisce all'estero, in questo caso in Spagna, alle Canarie, ma credo valgano queste compagnie telefoniche siano disponibili su tutto il territorio nazionale spagnolo. E non è sempre facile, non si sa che come bisogna fare per farsi una SIM telefonica e cominciare ad avere un primo contatto, perché poi dopo se uno deve lasciare dei curricula o che ci deve fare col telefono, insomma, una SIM ce la deve avere della nazione stessa, perché se vai in giro, continui ad andare in giro col tuo numero italiano, dove vai? Dove ti finisci? Dove vai? Le tre compagnie telefoniche di cui voglio parlare oggi si chiamano Lebara, MásMóvil e JoyGo, altresì detta YoyGo, comunque è scritta così, ma poi magari vi lascio il link in descrizione. Partirei da MásMóvil solo perché è la prima compagnia telefonica che ho avuto anche io, anzi, in questo momento nel mio telefono, anziché questo qui, c'è ancora una SIM di MásMóvil. Perché ho fatto MásMóvil appena sono arrivato? Innanzitutto, a me serviva principalmente internet per avere il 3G perché comunque non avevo ancora internet a casa, in realtà non ce l'ho neanche adesso, e quindi mi serviva avere un po' di traffico dati e poter effettuare qualche chiamata, ma io sono uno che non telefona quasi mai, quindi da quel punto di vista non mi servivano, che ne so, minuti, chiamate illimitate, queste cose qui. MásMóvil ti permette, cosa molto importante, se vai in un punto vendita o anche online, anzi, cosa che vi consiglio di fare tutte le richieste online, perché tra l'altro diverse compagnie telefoniche online vi fanno degli sconti. L'unica cosa, anzi, ve lo dico dopo. MásMóvil vi permette di iscrivervi e diventare loro cliente utilizzando solo il passaporto. Quindi non avete bisogno del documento spagnolo, in questo caso per i non addetti ai lavori si chiama NIE, cioè il documento di identificazione di straniero e stranchero. Non ce n'è bisogno, quindi vi basta iscrivervi, passando il numero del vostro passaporto e tant'è. MásMóvil funziona come un contratto, quindi dovete già avere un conto in banca. Effettivamente mi rendo conto che dovrei, forse avrei dovuto fare il video su come aprire un conto in banca prima, non lo so, ditemi voi se ce n'è bisogno. Avete bisogno di un conto in banca, quindi pochissimi dati, il numero di passaporto, vi iscrivete e MásMóvil che cosa vi dà? Vi dà la possibilità di configurare il vostro piano telefonico come lo desiderate voi. Quindi potete scegliere, per esempio, di avere 0 minuti di chiamata oppure, lo sto leggendo qui sul monitor del PC, 40 minuti, 100 minuti, 250 minuti e via dicendo. Ogni scalone ha un suo prezzo, no? Partiamo da 40 minuti di chiamate per 2 euro al mese, 100 minuti di chiamate 4 euro al mese e via poi a salire. Ma non è importante tantissimo questo.
Una della la cosa che mi piaceva a me, e che mi piaceva a me, complimenti, è che ho potuto scegliere di fare, di avere un piano da 1 giga di traffico dati al mese per 5 euro. Quindi capisco che in Italia c'è 3 che con 5 euro ti dà, non mi ricordo se è 3 giga o forse adesso ne dà anche di più al mese, però qui non è così, non è facile trovare piani telefonici che ti diano tanto traffico, e quindi niente, mi sono accontentato di questo 1 giga, perché poi andare più su e pagare 10 euro al mese per avere solo 2 giga, oppure sempre per MassMobil 16 euro al mese per 4 giga, mi sembrava sinceramente tanto, e quindi ho detto vabbè, tanto sono sempre in giro col wifi, 1 giga eventualmente me lo faccio bastare. E quindi io mi sono configurato la mia tariffa con 1 giga di traffico telefonico e 0 chiamate, e pagavo 5 euro al mese. Le chiamate si pagano poi singolarmente, al solito, no? E quindi è stato, devo dire, mi sono trovato molto bene. Ah, tra l'altro, MassMobil ha quello che si chiama qui la bajada de velocidad, e cioè se quando finisci il tuo giga non ti disconnettono completamente, ma ti abbassano la velocità tantissimo, tipo 32 o 64 kilobit al secondo, e diciamo non riesce a farci quasi più un tubo, però se non altro per qualche WhatsApp va abbastanza bene, oppure se usate Facebook Lite, tutto sommato, cioè, è terrificante ma è sopportabile, magari negli ultimi 2-3 giorni del mese se può fa. Quindi MassMobil, io mi sento di consigliarla a chi è appena arrivato, ha bisogno delle prime cose, di avere un primo numero di telefono, cioè, ti spediscono la SIM a casa. L'unica cosa, se vi fate spedire la SIM a casa e non la prendete in un negozio, attenzione, perché dovete esserci fisicamente, perché le SIM quando ve le spediscono devono essere ritirate, probabilmente per motivi di sicurezza, dalla persona stessa intestataria, che deve mostrare il documento e firmare. Quindi non è che può esserci, non lo so, un parente, un amico dentro casa, dovete proprio esserci voi col vostro documento. Chiuso il discorso MassMobil, passiamo ad un'altra di quelle... dunque, mi viene da definirle meno serie, ma non perché non sia seria la compagnia telefonica, ma perché sono possono esserci una sono di quelle di cui si trovano i punti vendita tipo quasi nelle edicole, no? La trovate dovunque queste tessere telefoniche, e quasi da call center, no? Una cosa del genere. Comunque, perché funziona benissimo, conosco persone che ce l'hanno, è assolutamente l'azienda di prima serietà. Questa azienda si chiama Lebara e funziona sia come SIM prepagate che come contratto telefonico. Vi dico, ha dei piani molto interessanti, soprattutto perché Lebara ha anche la possibilità delle chiamate internazionali, mentre MassMobil no. Quindi se io avessi dovuto chiamare in Italia i miei genitori, piuttosto che qualche amico in Italia, avrei pagato un botto. Invece con Lebara i piani tariffari sono anche internazionali, quindi adesso ve ne elenco un paio. Ad esempio il Flexi5 ha 120 minuti di chiamate a fissi e mobili e cellulari in Spagna, ma soprattutto ha 40 destinazioni internazionali, tra cui c'è anche l'Italia, tutta la comunità europea, Spagna, USA, quindi anche in Italia, no? Cosa succede? Che quindi avete, con la bellezza di 5 euro al mese, tra l'altro qui è IVA inclusa, ma siccome qui alle Canarie l'IVA non c'è, potrebbe essere anche meno. Adesso io, siccome non ce l'ho e qui non mi dà la possibilità di cambiare visualizzazione delle tasse facilmente, no, non lo fa fare. Vabbè, comunque, consideriamo 5 euro al mese, avete 120 minuti di chiamate e un tubo di niente di altro. Con invece il piano Flexi 10, invece, alla bellezza di 10 euro al mese, avete addirittura 400 minuti di chiamate internazionali. Quindi se volete tenere i contatti, se siete qui e volete tenere i contatti in Italia, questo piano, cavolo, mi sembra che con 400 minuti per 10 euro sia oltremodo interessante. Inoltre ce n'è ancora uno, che è il Flexi 15, 15 euro ovviamente, e vi dà fino a 800 euro di chiamate, ripeto, fissi e cellulari in Spagna e tutta la comunità europea e anche gli Stati Uniti, quindi meglio di così. In più però, oltre al piano voce, perché appunto questo piano non comprende
traffico dati, ci sono i piani per internet che non sono proprio economicissimi, ed è per questo che io poi non l'avevo scelta questa azienda, perché ad esempio il piano da 1 giga mensile ti dà e costa 8 euro e quindi insomma, per esempio quello successivo 2 giga costa 14 euro, 5 giga costa 35 euro al mese, ma non lo siamo. Tra l'altro, se volete spendere un po' meno, c'è quello da 5 euro al mese che però vi dà solo 250 megabyte, ma 250 mega a momenti quasi manco con WhatsApp. Quindi questa era l'Ebara. Passiamo oltre, passiamo a questa fantastica sim. Chiudo il tab. Questa fantastica sim che mi è stata consegnata oggi, tra l'altro in anticipo, ho chiesto la portabilità, dovrebbero attivarmela il 7, però la sim mi è già arrivata oggi che è il 3. E devo dire con JoyGo, questa, oh ragazzi, JoyGo non mi, e manco quelle di prima non mi pagano, non è che sto facendo pubblicità per qualcosa, Dunque questa, ho chiesto la portabilità te la fanno gratis, la sim te la spediscono gratis, però per avere JoyGo dovete avere per forza il NIE, cioè il documento che vi identifica come stranieri in Spagna. Quindi appena arrivati, questa compagnia telefonica qui non potete esserne clienti, punto e basta, no? Perché non vi permette di registrarvi col passaporto. Allora, perché ho fatto questa tariffa telefonica? Io a casa non voglio avere internet in questo momento, perché sono in un appartamento provvisorio, perché poi dopo questo è l'appartamento dove sono adesso, è il primo che ho trovato, diciamo, quando sono arrivato qui sull'isola, però chiaramente poi ne cercherò un altro da qui alla fine dell'anno quando mi scade il contratto, e allora non volevo avere il problema di dover portarmi dietro internet, e poi volevo organizzarmi la vita in una maniera un po' differente, insomma così. Però questa tariffa telefonica, questa compagnia telefonica aveva questo piano fantastico che si chiama la Sinfin, che fino ad agosto, mi spiace ma purtroppo è scaduta ieri, no, fino ad agosto, fino al 2 settembre, permetteva per la bellezza di 20 euro e qualcosina, qualche centesimo al mese, scontato per 6 mesi, poi dopo a regime sono 25 euro al mese, di avere chiamate illimitate, ma solo sul suolo nazionale spagnolo, ma soprattutto la cosa che interessava a me, 20 giga di traffico telefonico, sì, avete capito bene, 20 gigabyte. Allora, con 20 giga mi permette di non avere la DSL a casa e innanzitutto essere comodo sul cellulare dovunque stia, eccetera, eccetera, di non avere problemi di limite di traffico dati, ma soprattutto anche a casa posso usare il telefono come hotspot e insomma navigare un po' dal computer se ho bisogno di fare qualche lavoretto così minimale. È chiaro che non mi metto a caricare dei video da casa, però me lo faccio dall'ufficio, cioè non c'è neanche senso. Oppure se mi trovo a dover connettere, che ne so, la TV a internet, posso farlo così temporaneamente dal cellulare e sto a posto. Quando mi trasferirò mi porto la mia bella sim dietro e sono tranquillo. Come vi dicevo, chiamate illimitate, però solo sul suolo nazionale. Quindi appunto a regime 25 euro al mese, scontato per i primi 6 mesi, ma solo se lo fate online 20 euro al mese. Adesso, siccome questa promozione è scaduta, adesso lo stesso piano Sinfin ti dà solo 8 GB al mese. Così è. Però secondo me ci sono anche altri piani che sono interessanti, sempre della JoyGo. Per esempio, c'è un altro piano che vi dà 100 minuti di chiamate gratis, comprese nel costo del piano, 5 GB di internet, e 5 giga, beh, sono già una discreta soglia di traffico. E tutto questo per a regime 16 euro al mese. Vediamo se ho selezionato Canaria. Sì, 16, quindi alle Canarie, perché qui alle Canarie, non essendoci l'IVA, ma essendoci un'altra cosa che si chiama, italianizzando, IGIC, funziona un po' diversamente, quindi i prezzi sono un po' più bassi della Spagna continentale. Quindi questo piano qui, 5 giga di internet, 100 minuti di chiamate per 16 euro al mese, 16,80 euro al mese, che mi sembra essere abbastanza ok. Per i primi 6 mesi, sempre se lo fate online, il 20% di sconto vi viene fuori 13,40 euro al mese. Soprattutto questi piani sono senza quello che si chiama qui permanenza, quindi non siete bloccati, che ne penso, per 6 mesi, per un anno, potete cambiare quando volete. Poi c'è un altro piano più piccolino, che però vabbè, non so, sinceramente non lo vedo molto attraente, che non vi dà chiamate a... no, anzi sì, chiamate a 0 centesimi al minuto IVA inclusa, vabbè, che cosa vorrei dire?
vediamo se apro un attimo qualche dettaglio. Poi vi dà 1 GB e 2 di internet mensili, e tutto questo sale fuori per 11 euro al mese. E secondo me non è conveniente, perché con 1 giga di internet a 11 euro al mese. Adesso mi piacerebbe capire questo discorso delle chiamate, perché mi sembra un po' strane. Dettaglio, probabilmente ce lo scatto alla risposta. Sì, esatto, le chiamate non le pagate, ma ci sono 18 centesimi di scatto alla risposta, non è un po' tantino. In ogni caso, io questo piano ve lo sconsiglio. Quindi io mi sono fatto la mia SIM fin, che l'ho beccata alla fine della promozione, mi sono preso i miei 20 giga di traffico per 20 e qualcosa euro per 6 mesi, poi passano a 25, e spero. Il servizio ai clienti in questi giorni è stato spaventoso, mi hanno chiamato, mi hanno spedito la tessera 4 giorni prima del previsto, mi sono trovato veramente bene. Quindi io, per quel che mi riguarda, MassMobile e JoyGo ve le posso consigliare senza problemi. Le bara io non ce l'ho mai avuto, ma comunque conosco persone che ce l'hanno, non si trovano, si trovano benissimo, e appunto c'è il plus delle chiamate internazionali. Quindi ragazzi, questa era la mia preview, ma che preview? Questa è la mia panoramica sulle compagnie telefoniche qui alle Canarie. Non ce la posso fare. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete qualche informazione differente fatemi delle domande qua sotto, e così magari di volta in volta rispondo con altri video e cerchiamo un po' di popolare questo canale con un po' di informazioni che vi possono essere utili. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima!